iniziamo questa sera le passeggiate letterarie nel Bosco dei Pensieri, stagione estiva 2011 della Fondazione Emanuele di Mirafiore, e iniziamo con un personaggio e con soprattutto un amico carissimo, amico Bruno Gambarotta, sì, che leggerà i Promessi Sposi. Sì. Perché leggi Promessi Sposi? Ma perché è il libro della mia vita, io l'ho scoperto a scuola, contrariamente a quello che dicono che a scuola non te lo fanno odiare, è il libro che avrò letto 6 o 7 volte, da cui ogni volta trovo, nel quale ogni volta trovo conforto, un libro che ogni volta che leggo mi dà nuove indicazioni, perché poi è difficile da spiegare. In sostanza intanto è un libro di estrema attualità, cioè se qualcuno mi dicesse, consiglia uno straniero per modo di dire, mi dicesse consigliami un libro che spieghi l'Italia di oggi, io direi è impressionante, le grida manzoniane sono il decreto contro gli immigrati dell'altro giorno che tanto non andrà mai in porto, e ci sono già i profughi, c'è Renzo che scappa, no? Scappa per andare, per attraversare l'Adda e rifugiarsi a Bergamo, non è un rifugiato politico lui, no? Cioè, ci sono i moti di piazza, le prepotenze, la chiesa servile con i potenti e ostile contro i deboli, no? C'è tutto. A parte questo, è una scrittura straordinaria, mi piace molto questo gioco, questa voce dell'autore che si rivolge direttamente al lettore, questo cortocircuito scrittore-lettore. Mi piace persino quello che per Gramsci è una critica, cioè che Manzoni guarda i personaggi dall'alto come se fossero un popolo di formiche. Perché è l'autore onnisciente, l'autore che è nella mente di tutti i personaggi, che comunque è intriso di un profondo pessimismo sulla natura umana. Mi piace il giansenismo del Manzoni, mi piace la sua paura. Lui è un personaggio complicatissimo, nevrotico, ed è curioso come attraverso questa nevrosi poi in realtà non passa nel libro. Il libro è un prodotto sano, di salute, nonostante il fatto che lui in realtà sia un personaggio nevrotico, paurosissimo. Infatti secondo me Don Abbondio è il suo ritratto, comincerò proprio leggendo il profilo di Don Abbondio, per me è Manzoni a tutti gli effetti. È un libro di una profondità abissale, non so come dire, ad apertura di pagina da questa sensazione, il libro di una vita, un libro scritto 3 volte, riscritto, l'Opus Magnum, cioè il libro da cui non è più riuscito a staccarsi, che ha avuto una storia complicatissima dal punto di vista editoriale, no? Addirittura l'edizione della Quarantana cosiddetta, l'edizione che lui poi fece col Gonin, che gli costò un sacco di soldi, lui si inventò editore e riuscì ad andare a fare fallimento. La mia prima lettura a proposito della paura è Il ritratto di Don Abbondio. Per me Don Abbondio e Manzoni si ritrae in Don Abbondio, sia pure con qualche forzatura. Magari non sarà contento di sentirselo dire, ma secondo me c'è molto di lui in questo. Don Abbondio, il lettore se n'era già avveduto, non era nato con un cuor di leone, ma fin dai primi suoi anni aveva dovuto comprendere che la peggiore condizione a quei tempi era quella di un animale senza artigli e senza zanne, che pure non si sentisse inclinazione di essere divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l'uomo tranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far paura altrui. Non già che mancassero leggi e pene contro le violenze private, le leggi anzi diluviavano. I delitti erano enumerati e particolareggiati, con minuta prolissità. Le pene pazzamente esorbitanti e, se non basta, aumentabili, quasi per ogni caso ad arbitrio del legislatore stesso e di 100 esecutori. Le procedure studiate soltanto a liberare il giudice da ogni cosa che potesse essergli l'impedimento a proferire una condanna. Gli squarci che abbiamo riportati delle gride contro i bravi ne sono un piccolo ma fedele saggio. Con tutto ciò, anzi in gran parte a cagion di ciò, quelle gride, repubblicate e rinforzate di governo in governo, non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente l'impotenza dei loro autori. O se producevano qualche effetto immediato, era principalmente da aggiungere molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli già soffrivano dai perturbatori, ed accrescere le violenze e l'astuzia di questo.
sembra che parli delle leggi contro la mafia, contro l'andrangheta. L'impunità era organizzata e aveva radici che le grida non toccavano o non potevano smuovere. Tali erano gli asili, tali i privilegi di alcune classi, in parte riconosciuti dalla forza legale, in parte tollerati con astioso silenzio, impugnati con vane proteste, ma sostenuti in fatto e difesi da quelle classi con attività di interesse e con gelosia di puntiglio. Ora, quest'impunità minacciata e insultata, ma non distrutta dalle grida, doveva naturalmente a ogni minaccia e a ogni insulto ad operare nuovi sforzi e nuove invenzioni per conservarsi. Così accadeva in effetto, e all'apparire delle grida dirette a comprimere i violenti, questi cercavano nella loro forza reale i nuovi mezzi più opportuni per continuare a far ciò che le grida venivano a proibire. È il libro dell'Italia, insomma, è il racconto dell'Italia del 600, certo cambiati i personaggi, le situazioni, le leggi, ma poi tutto sommato c'è questo fondo, questo fondo di caravaggesco, questo fondo di crudo, insomma, di non illusione sulla natura umana, che a me piace moltissimo. È una, come dire, una forte iniezione di realtà. Ecco. Grazie, bene. Come vedi c'è una folla che aspetta di sentire il tuo racconto. Andiamo dei Promessi Sposi. Sì, sì. E quindi, come vedi, noi abbiamo fatto una fondazione che ha come sottotitolo Ascoltare e Libri. Quindi questo è l'intento. Sì, siamo lietissimi di inaugurare la stagione estiva con Bruno Gambarotta e i Promessi Sposi di Alessandro Mantoni. Don Lissander. Grazie. Molto della scrittura dei Promessi Sposi, perché Manzoni, quando quello comincia nel 21, ha già 36 anni, è molto conosciuto come poeta, drammaturgo, ha scritto già due tragedie, è molto amato da Goethe, che scrive una prefazione alla traduzione tedesca delle sue poesie, ed è una scrittura che è corale, nel senso che uno si immagina che uno scrittore stia chiuso nel suo studio e scriva un romanzo e poi alla fine scrive a Brusuglio, questa tenuta dove lui faceva anche il dilettante di agricoltura. E in che posso ubbidirla? Disse Don Rodrigo, piantandosi in piedi nel mezzo della sala. Il suono delle parole era tale, ma il modo con cui erano proferite voleva dire chiaramente: bada a chi sei davanti, pesa le parole. Fra Cristoforo, avvertito da queste parole che quel signore cercava di tirare al peggio le sue, per volgere il discorso in contesa e non dargli fu luogo di venire alle strette, si impegnò tanto più alla sofferenza, risolvette di mandar giù qualunque cosa piacesse all'altro di dire, e rispose subito con un tono sommesso: se ho detto cosa che le dispiace, è stato certamente contro la mia intenzione. Questa tappa è un po' più complicata delle altre, ma in realtà non immaginavo arrivasse tutta questa gente, ormai l'ho preparata. Dicevamo dei manoscritti del Manzoni, che era molto ordinato, alla sua morte furono trovati tutti ben ordinati, eccetera. E in realtà lui, le edizioni pubblicate del Promessi Sposi quando lui era vivo sono state due. Nel 1827, la cosiddetta ventisettana, pubblicata in tre volumi dall'editore Ferrario, e nel 1940 la cosiddetta quarantana, pubblicata dopo che lui era stato a Firenze, come si diceva, a risciacquare i panni in Arno, perché lui era stato investito in pieno dalla questione della lingua italiana. Con l'Unità d'Italia non si doveva decidere con quale lingua l'Italia
forse si sarebbe uniformata, e la scelta cadde, lui optò, lui fu tra quelli che dissero la lingua italiana deve essere il toscano, addirittura il fiorentino. Lui andò a stare a Firenze e rivide a lungo questa cosa. La Quarantana poi ha avuto una storia, le edizioni di Manzoni sono state, sono un romanzo nel romanzo.